mondo super sportivo del Declinazione 600, beh, è davvero diventato un segmento di nicchia, ma ci sono alcune case che ancora ci credono. È il caso di Kawasaki, che torna alla cubatura 636 per la sua Ninja, categoria chiaramente super sport, cambia tanto, è quasi una moto completamente nuova e poi tanta elettronica, compreso il controllo di trazione. Dall'altra parte invece Honda, che si rinnova dal punto di vista estetico con il suo restyling e poi alcune migliorie a livello tecnico. Avremmo voluto estendere questa comparativa anche a Triumph ed MV, ma purtroppo ancora una volta i responsabili della comunicazione di queste due case non sono riuscite a fornirci la moto, e allora la facciamo alla giapponese. Due scuole di pensiero che si confrontano qui a San Martino del Lago. Due giapponesi, quindi, due prodotti fortemente orientati su intuitività e guidabilità eccellenti, con la differenza dell'innovazione della casa di Akashi, che aggiunge, ed è l'unica, un pacchetto elettronico full come ormai quasi tutte le 1000 offrono, e la tradizione, quella di Honda, che propone sì come optional il combine ABS elettronico, ma ancora rinunciano ad ausili elettronici come traction control o mappe motore. Insomma, che mettono ancora in primo piano l'abilità del pilota senza aggiungere filtri gestiti da bit o byte. Per entrambe, nuove linee. Il CBR 600RR richiama nel design la sorellona RC213V che corre nel moto mondiale. Aggiunge infatti anche la bellissima livrea Repsol e nel frontale spicca la nuova presa d'aria dinamica. La posizione di guida dell'Honda CBR è estremamente comoda e soprattutto molto bilanciata, secondo me, tra avantreno e posteriore. E niente, mi sono trovato subito a mio agio, nonostante abbiamo girato poco oggi, però mi sono trovato subito bene e stabile sulla moto. E Honda non si smentisce mai, una moto super figa, nel senso che già da quando sali dentro al box, posizione di guida ottima, molto semplice, molto intuitiva, una moto estremamente facile appena sali sopra. Kawasaki Ninja 636 invece riprende il design aggressivo della ZX10R, con anche per lei una presa d'aria frontale molto più ampia. Cambia invece, e non poco, la posizione di guida. Senz'altro la posizione di guida sul Kawasaki è una posizione di guida molto più aggressiva e più impegnativa, mentre rispetto all'Honda è più caricata sul davanti e agevola, diciamo, l'ingresso in curva. Guarda, Kawasaki è una moto molto interessante perché non avevo mai avuto l'opportunità di provare. Diciamo che non mi sono trovato subito bene come posizione di guida, molto seduta, un po' difficoltoso nel chiudermi, soprattutto nelle parti veloci del rettilineo, però in generale è una discreta posizione. Il dato puro, quello del motore, vede Kawasaki in vantaggio sulla competitor Honda. 599 cm cubi, 120 cavalli a 13.500 giri minuto e 66 Nm di coppia massima a 11.250 giri minuto per Honda. Kawasaki invece ritorna alla cilindrata da 636 cm cubi, 131 cavalli, che diventano 137 con il sistema RAM di missione dell'aria in pressione, a quota 13.500 giri minuto con 71 Nm a 11.500 giri. Al di là dei numeri, Honda migliora per il 2013 il suo 4 cilindri attraverso l'esperienza maturata nella fornitura dei motori della categoria Moto 2. Per lei il nuovo airbox è più leggero, silenzioso ed efficiente, nuovi corpi farfallati a doppio iniettore per cilindro e come naturale conseguenza migliorie a livello di centralina, iniezione elettronica e gestione valvole in aspirazione e scarico, tutto completamente riprogrammato. Motore rispetto al Kawasaki va un pochino più piano da sotto, da sopra, ad alti regimi sinceramente non ho trovato tantissima differenza, anche se ha qualcosina in più di motore il Kawasaki, però un'ottima moto. L'erogazione è buona, anche se a salire di giri, da bassi regimi di giri, è più lenta rispetto al Kawasaki. Motore magari rispetto alla Kawasaki 636 manca un pochino, però è talmente facile, è talmente fluida, è talmente poco difficile andare forte che ti trovi già subito bene.
diversa la questione per Kawasaki. In primis con l'arrivo della doppia mappa full e low dedicata al motore, che non cambia l'erogazione ai bassi regimi, ma nell'opzione low limita la potenza all'80% e addolcisce l'accelerazione in base ai giri motore, alla posizione dell'acceleratore e alla marcia inserita. Tanti cambiamenti anche a livello interno, dai nuovi condotti di aspirazione e scarico ai nuovi alberi a camme e nuovi iniettori. Tutto conseguenza anche della cilindrata che aumenta. E ancora, nuova frizione servo assistita con antisaltellamento FCC più efficiente, soprattutto capace di ridurre lo sforzo di azionamento, morbidissima. Full poi, come detto, il pacchetto elettronico, controllo di trazione KTRC, lo stesso equipaggiato sulla ZZR 1004 e più evoluto di quello dedicato alla sorella 1000, settabile in tre modalità, anche disinseribile, che sommate alle mappe motore offrono 8 differenti combinazioni. Il motore del Kawasaki 636 a mio parere è molto più competitivo di quello dell'Honda, a bassi regimi, ha più cavalli e soprattutto è dotato anche di controllo di trazione, quando apri interviene in maniera abbastanza evidente. Motore si accorge un po', mi sono accorto della cubatura un po' più alta rispetto a quella della Honda, molto pronta in uscita dai rampini, specialmente l'ultima parte del circuito dove ci sono le ripartenze, però è divertentissima, sotto il punto di vista del motore è molto divertente. Invariato lo schema costruttivo del telaio perimetrale in alluminio di Honda, comunque migliorato a livello di centralizzazione delle masse. La vera novità 2013 da questo punto di vista si chiama forcella Showa Big Piston Fork con steli da 41 mm. Non cambia il forcellone, sempre in alluminio a schema ProLink, con monoammortizzatore però modificato con nuovi componenti interni in virtù di una maggior scorrevolezza. Chiudono nuovi cerchi a 12 razze ultra leggeri e peso in ordine di marcia con pieno di benzina che si attesta sui 186 kg, 10 in più nella versione ABS. La ciclistica secondo me è fenomenale, perché anche avendo una taratura standard di sospensioni la moto sembrava quasi settata da corsa, infatti ci avevo preso molto feeling, mi divertivo proprio tanto a girare e diciamo dove non arriva il motore a bassi regimi ci arriva la ciclistica. Ciclistica diciamo che già dal pronti via, avendo proprio un feeling diretto con la moto, ti trovi estremamente bene sia sul davanti che sul dietro in apertura di gas, forse magari un pochino morbida per il mio stile di guida, forse anche per la mole, però ciclisticamente direi che è un ottimo compromesso. La taratura standard delle sospensioni è ottimale, infatti avevo preso subito molto feeling con la moto, quasi troppo, infatti dopo un po' Alex ha fatto segno di rientrare in box perché iniziavo a prendersi troppo la mano. E niente, comunque ognuno qua ha le forcelle totalmente personalizzabili e ognuno si fa l'assetto che crede. Già di serie con questa taratura la moto è molto buona, sono riuscito a spingere anche abbastanza bene sia nelle parti veloci che nelle parti lente, poi destra e sinistra è molto facile, ti sposti col corpo si gira anche la moto, quindi è una moto estremamente semplice. Il rettilineo è molto stabile, la moto anche in frenata mi piace tanto perché comunque è una frenata bella potente, è bella aggressiva come piace a me, e ingresso curva carica, c'è molto trasferimento però riesci comunque a sentire l'avantreno. In percorrenza ha qualche problemini, soprattutto un po' difficoltà a chiudere le curve. È molto agile come moto e perdona anche abbastanza. L'unico neo che ho trovato della Honda è che è talmente tanto agile che risulta quasi, come posso dire, troppo agile. Specialmente la parte veloce qua dietro ho visto dei movimenti troppo reattivi, troppo repentini magari della moto, però ci può stare anche che è il mio stile di guida e la mole sopra la moto, quindi magari anche quello. Una moto estremamente facile, cioè abbiamo fatto sia io che Lorenzo molti giri per quel motivo lì, perché ci siamo divertiti proprio il gusto di girare con questa moto, ecco. Forcella di ultima generazione anche per Kawasaki, Showa SFFBP, Separate Function Fork e Big Piston, di ultimissima generazione con steli da 41 mm. Molle su entrambi i lati della forcella e regolazioni nella parte alta dello stelo, a sinistra per il precarico e a destra per compressione ed estensione. Non cambia poi il mono, ma cambia la lunghezza della molla da 190 a 215 mm. Anche telaio, telaietto e forcellone non cambiano sulla precedente Ninja, ma l'inclinazione del canotto di sterzo passa a 23,5 gradi.
a vantaggio di maneggevolezza e reattività. Peso in questo caso in ordine di marcia 192 kg, 194 con l'ABS. La ciclistica del Kawasaki è una ciclistica molto competitiva, nel senso che comunque quando te vai a staccare, la staccata sembra più riferita a una moto da corsa, non da stradale. E soprattutto nei cambi di direzione è un pochino più pesante e va raddrizzato un attimino prima per sfruttare tutto il motore. Ciclistica forse il punto un po' dolente, perché io personalmente non mi sono trovato molto bene, perché la sento una moto molto, forse troppo fisica per essere un 600, soprattutto nei cambi di direzione non molto precisa, è molto difficile soprattutto destra-sinistra. In generale forse è una moto consigliata proprio per un pubblico magari un pochino più esperto. La taratura delle sospensioni ha un pochino di problemi, ha staccate potenti da dritte perché trasmette un po' di chattering appena prendi il freno in mano e te lo porti dietro fino all'ingresso curva. Comunque è dotato di sospensioni pienamente regolabili e quindi volendo uno se le tara a proprio piacimento. Per il mio stile di guida probabilmente è una moto molto morbida sul davanti e fa molto trasferimento, forse la posizione già standard seduta sul posteriore amplificava un pochino il problema, quindi in generale non mi è piaciuta molto ciclisticamente. La moto ad alta velocità è molto stabile nei rettilinei e ha un po' di problemi appena prendi nelle staccate potenti, che trasferisci un po' troppo il carico sull'anteriore e ti innesca questo chattering che poi te lo porti dietro fino a ingresso curva. Nei cambi di direzione è un po' pesante la moto, però senz'altro è una moto da guidare, che va guidata molto di fisico, diciamo. Ho notato che soprattutto l'ultima parte, dal rettilineo all'inserimento della parte lenta del tracciato, non mi è piaciuta molto perché sentivo molto trasferimento di carico dal posteriore all'anteriore e anche nei cambi poi era un pochino difficile da girare. Una moto molto fisica in generale rispetto alla Honda, non è forse la nota dolente della moto. Per quanto riguarda l'impianto frenante, Honda conferma doppio disco anteriore da 310 mm con pinze radiali a 4 pistoncini con pompa radiale. Singolo invece quello posteriore da 220 mm. Confermato anche l'optional del Combine ABS elettronico, che costa 1000 euro in più. Kawasaki da questo punto di vista sulla carta non è da meno. Pinze monoblocco ad attacco radiale con doppio disco anteriore da 310 mm, pompa radiale e singolo posteriore da 220 mm. Anche per la Ninja 636 ABS elettronico con sistema KIBS. Dialoga anche con la EQ del motore, quindi lavora anche in funzione dell'apertura valvola a farfalla, velocità giri motore, attivazione frizione e marcia inserita, quindi ancora più evoluto di quello di Honda. Costa anche lui 1000 euro in più, portando il prezzo della Ninja 636 a 13.290 euro. L'impianto frenante dell'Honda a me piace molto perché è molto aggressivo come frenata, e anche rispetto a Kawasaki, Kawasaki tende a tornare un pochino più, a tornare indietro la leva dopo un paio di giri, mentre Honda la frenata rimane sempre la stessa e mi piace molto come frenata e come impianto frenante. Frenata ottima! Soprattutto venendo da un rettilineo molto veloce come quello dell'ultima parte, frena moltissimo e c'è un buon feeling da subito. È una moto estremamente semplice da quando metti il sedere sopra dalla prima volta. L'impianto frenante è molto buono per i primi giri, poi quando si scalda troppo l'impianto, le pastiglie, la pompa, inizia a fare un po' a mungere, diciamo, la leva, viene un po' indietro. Però sicuramente, essendo una moto stradale, ha un ottimo impianto frenante. Impianto frenante forse frena poco, nel senso che devi aggredire molto la leva e aiutarti molto col posteriore, specialmente quando arrivi da un rettilineo molto veloce, e quindi forse c'è da lavorare un po'. Tirando le somme, entrambe queste due giapponesi rappresentano un prodotto vincente. Kawasaki nel pacchetto al top su tutte le concorrenti giapponesi, Honda nell'essere da buona la prima, da come lei vai forte subito, come da sua lunga tradizione. Questa moto io la consiglierei a tutti, sia ai piloti più esperti che a quelli che devono iniziare, perché è una moto che veramente si guida in maniera semplice, ma si può andare anche forte nello stesso tempo. Il CBR 100 lo consiglierei praticamente a tutti, a quelli che vorrebbero fare una guida più sportiva e non, perché è una moto veramente divertente. Questa moto la consiglierei a un pilota esperto, perché mi ricorda un po' il Kawasaki ZX-10R e va guidato molto di fisico,
Consiglierei la Kawasaki 636 forse a un pubblico magari un pochino più esperto, proprio perché le caratteristiche della moto portano a guidarla molto fisica e forse un pubblico magari che ha più esperienza sotto questo punto di vista. Chiudiamo con un altro punto di vista, perché è vero, certi prodotti, quelli declinazione pista, ci piace farli raccontare da chi della moto ne fa professione, da chi è pilota professionista. Ma sappiamo che l'utente medio non sceglierà in base al classico decimo al giro, quindi un altro punto di vista, quello di un giovane amatore, il collega Alessandro Colognesi di Motorbox. Professionista delle moto anche lui, amatore appunto, come lo sono alla fine i giornalisti, quelli che della moto ne fanno appunto professione, ma ne scrivono, la scelgono appunto come racconto, non come professione in pista. Posizione di guida, beh, devo dire che mi sono trovato subito meglio con la Honda CBR 600 RR. Non tanto perché sia più spaziosa o più comoda, ma è soprattutto più naturale. La Kawasaki infatti costringe a una posizione vagamente strana, si hanno le braccia molto distese sul davanti e le gambe molto rannicchiate. La posizione bisogna farci un po' l'abitudine. La Honda, beh, è una caratteristica di tutte le Honda, facile, naturale, fin da subito. Motore, beh, qua è predominio Kawasaki, grazie ai 36 cm cubi in più la potenza si fa sentire su tutto l'arco di rotazione, ce n'è sempre di più, dal basso fino in alto, dove però la CBR 600 recupera, soprattutto in pista. In strada ovviamente è predominio assolutamente di Kawasaki, grazie alla cubatura in più si esce anche di terza, anche di quarta, dove con la Honda magari si è costretti a usare la seconda. Ciclistica, beh, non c'è una vera e propria vincitrice, Honda è la più facile, la più naturale ed è anche la più agile, la puoi sbattacchiare veramente come quasi fosse una mini moto. Kawasaki invece è una moto più fisica, serve più feeling, serve qualche giro per adattarsi alla posizione di guida e a questa ciclistica che non fa dell'agilità il suo punto di forza, va un po' lavorata, ci si deve entrare in confidenza. Taratura delle sospensioni, beh, mi è piaciuto subito Honda, la nuova Big Piston Fork è veramente tarata alla perfezione, sia per la strada che per la pista, ci si può prendere tante libertà, soprattutto in ingresso curva, frenare all'ultimo, entrare anche con i freni in mano, che la moto non si scompone mai troppo, merito anche di un grande equilibrio. Sulla taratura invece della Kawasaki interverrei maggiormente, soprattutto a livello di compressione. Quando si entra molto forte con i freni ancora in mano, la moto tende a muoversi e anche ad autoraddrizzarsi un po'. Stabilità in rettilineo, beh, per entrambe le moto non ci sono problemi. Anche sopra i 200 km orari non ci sono comportamenti di sorta. Ingresso curva, beh, mi è piaciuta forse di più la Honda. Mantiene quel suo credo, quella sua filosofia, ossia sempre sincera. Entri forte, entri pinzato, la moto non si scompone e anche se perdi la linea per un errore di valutazione, la puoi riprendere facilissimamente, la moto è agile e riprende subito la corda. La Kawasaki bisogna forse stare un pelo più attenti, bisogna calcolare prima dove mettere le ruote e metterle esattamente dove vanno messe usando molto il fisico. Frenata, beh, i livelli siamo quasi sullo stesso livello, devo dire che Honda durante, anche dopo tanti giri tirati, la frenata non si allunga mai troppo, mentre Kawasaki la leva tende a diventare un po' spugnosa e ad arrivare vicino al semimanubrio. A chi le consiglierei? Beh, la Honda la consiglierei un po' a tutti perché è facile, è naturale, ma puoi spingere tanto da subito, anche con gomme di serie, specchietti e porta targa. La Kawasaki invece è un po' strana, in che senso? Beh, la consiglierei anche a qualcuno che si vuole avvicinare al mondo delle super sportive da usare magari in strada, perché grazie ai controlli di trazione, all'ABS, tutto di serie, è un motore che ha tanta coppia anche in medi regimi, è anche facile da usare in strada. In pista invece il comportamento si ribalta, la consiglierei a chi magari è più esperto, ha un po' di malizia in più e riesce a sfruttare tutto il suo potenziale usando molto il fisico.